Ciao, siamo qua questo pomeriggio da Make & Fair per parlare con Quirino ed Andrea che ci spiegheranno il loro progetto. Grazie, io sono Quirino, faccio parte della squadra corse dell'Università di Napoli Federico II e qui in fiera oggi abbiamo portato una replica interattiva del cruscotto della vettura del 2017. Il progetto è nato per testare il cluster della vettura. Abbiamo deciso di costruire una scatola stampata in 3D e implementare direttamente una replica del cruscotto. Questo è a tutti gli effetti il cruscotto che è sulla macchina ed è anche interattivo, nel senso che abbiamo stampato anche il volante, che ovviamente anche questa è una replica, e con i paddle identici a come quelli che sono immontati sulla vettura possiamo cambiare le marce. L'emulatore accelera automaticamente la macchina e noi possiamo così valutare il funzionamento dell'interfaccia grafica basata su scheda ST Microelectronics. Ci puoi dire come mai avete usato una scheda nostra e quale specifica avete utilizzato? Allora, in particolare abbiamo usato una STM32F746NG. Perché abbiamo usato questa scheda? Innanzitutto perché è molto economica. Nell'ottica di una produzione in serie della vettura, un cruscotto costruito con questa scheda costa circa 6-7 volte in meno che un cruscotto tradizionale. Inoltre, sempre questo cruscotto consuma molta meno energia di un normale cruscotto a lancette e dobbiamo anche valutare gli ingombri. Tant'è che questo cruscotto nella realtà sulla vettura è molto più sottile e questo ci ha permesso di ridurre sia gli ingombri sia il peso sulla vettura, che sono caratteristiche molto importanti per una vettura di Formula SAE. Grazie mille per la vostra intervista, vi auguro in bocca al lupo per la continuazione della fiera, buona giornata.